Ancora pochi giorni per sistemare e chiudere la partita fondamentale del mercato per Pescara e Teramo. Entrate sì, ma non va mai tralasciato il faldone delle cessioni, l'argomento più complicato, perché le dismissioni sono fondamentali un po' per tutte le squadre e, considerando anche i limiti imposti dalle liste, spesso diventano necessità impellenti. I biancazzurri di Gaetano Auteri, dopo l'arrivo in difesa di Gherardi, si guardano intorno alla ricerca di acquirenti per quei giocatori che sono in esubero. La cessione praticamente ufficiale è quella di Guido Marilungo, che via Ternana, squadra da cui era in prestito, si trasferisce alla Pro Sesto. Non cambia per Marilungo la categoria, ma soltanto il girone, che diventa quello settentrionale. Ma sono Galano, Rizzo e Bocici i giocatori che sono ancora in lista di sbarco. Per l'esterno d'attacco pugliese non ci sono ulteriori novità e rimane ai margini del gruppo di Auteri. Per il centrocampista avanza sempre più insistente la voce di un interessamento del Messina, che gioca nel girone C di Lega Pro. Anche il Foggia di Zeman, così come l'Avellino, starebbe pensando a Rizzo, ma sono ancora approcci e non si è arrivati alla trattativa vera e propria. Probabile che i peloritani possano farci un pensierino, mentre i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per Milos Bocic. Per quanto riguarda Longo, invece, il DS Matteasi sembra aver frenato e non è più così scontato che il calciatore del Vicenza possa arrivare davvero. Tutt'altro. Intanto, oggi allenamento a parte per Durdi e Chiarella, che non ci saranno a Viterbo. Assenti, invece, Frascatore, Cancellotti e Derisio. Se il Pescara deve sfoltire davanti, il Teramo deve farlo in mezzo. Ma anche nel reparto offensivo più di qualcosa si muove. L'uomo più vicino, praticamente a un passo dalla firma, è Andrea Cisco del Pisa, ex Pescara, che andrebbe a rinforzare la batteria degli esterni per continuare quel 4-3 tanto caro all'allenatore. È evidente che qualcosa davanti mancava, lo aveva fatto capire anche il tecnico prima della trasferta di Pesaro. E allora ecco che Cisco potrebbe fare al caso del diavolo. Per quanto riguarda Mungo, il centrocampista è ancora in trattativa con la Viterbese, ma con la necessità di attendere che i laziali, avversari domenica proprio del Pescara, facciano uscire qualche elemento in esubero prima di dare l'ok ad un'operazione già apparecchiata, ma cui serve l'ultima accelerata. Non si esclude anche che ci possa essere qualche altro movimento, soprattutto nell'ottica scambi, che potrebbero portare giocatori più funzionali alla causa, e anche in questo caso sarebbero nel reparto avanzato. Qualora uscisse Mungo, ad esempio, ecco allora che il diavolo avrebbe l'ok per l'operazione che porterebbe in biancorosso Daniele Sorrentino. Il tutto mentre si avvicina all'ultimo fine settimana con il mercato aperto, con due trasferte, quelle di Viterbo per il Pescara e di Imola per il Teramo, ultimo appuntamento con gli organici in trasformazione, perché da martedì liste chiuse, svincolati a parte per tutte, e così si andrà fino alla fine della stagione.